Oggi abbiamo con noi uno smartphone di fascia bassa che assomiglia all'S8. Si crede un S8, ma non è un S8. È una delle ultime fatiche della Qubot, è il Qubot X18. Andiamo a scoprirlo insieme. Eccoci qua, andiamo a vedere subito all'interno della confezione che cosa andiamo a trovare. Prima di tutto ovviamente il telefono che a me è personalmente arrivato già con la pellicola applicata sopra, la batteria già inserita all'interno del telefono. Dentro la scatola invece abbiamo la custodia in silicone per proteggere dagli urti il telefono, il manuale per la partenza rapida, le informazioni per la garanzia, mentre da questa parte invece dentro il vano troviamo un caricatore USB 5V. E il cavetto micro USB USB per poterlo andare a caricare per collegarlo al telefono e al computer. Andiamo a chiudere qui. Invece sul retro della confezione andiamo invece a trovare le specifiche del prodotto. Il prodotto ovviamente è Qubot.net X18. Andiamo invece a vedere il telefono nelle sue specifiche. Allora, il telefono, come potete vedere, comunque è molto simile al Galaxy S8, ma non è un Galaxy S8. Sotto abbiamo tantissimo bordo rispetto invece ai bordi dell'S8, che invece sono molto stretti, quindi troviamo poco e niente. Dietro troviamo il sensore per l'impronta digitale, la fotocamera singola, il flash LED. Sopra invece troviamo il jack da 3,5, sotto invece abbiamo il microfono, l'altoparlante di sistema e il micro USB. Dentro invece, lasciare un po' aperto per facilitare, abbiamo batteria rimovibile che secondo me è davvero una comodità davvero molto grande e sta sparendo sui telefoni di fascia più alta, ingresso per due micro SIM e ingresso per la micro SD per poter espandere la memoria oltre ai 32 GB che sono già all'interno. Andiamo a accendere il nostro telefono, intanto vediamo le dimensioni. Allora, le dimensioni del telefono sono 15,90 cm per 7,4 x 0,85 di spessore. Pesa 170 grammi. A primo acchito sembrerebbe un peso molto sentito, invece, essendo che è comunque uno schermo in 18 noni e viene fuori un telefono stretto e lungo, viene ben ripartizionato. Quindi non lo sentirete molto pesante in mano il telefono. Le specifiche del prodotto sono uno schermo da 5 pollici e 7 in formato 18 noni, quindi con risoluzione HD+, IPS, quindi 1440x720, densità 282 ppi ed è comunque davvero molto luminoso. Poi dopo andiamo a vederlo insieme. Anzi, andiamo subito ad aumentare la luminosità così non ci sono errori. Il processore è un quad core MediaTek 6737T, ovvero la versione turbo 6737 a 1,5 GHz, che fa girare i giochi davvero molto bene. Sistema operativo è Android 7.0, la RAM sono 3 GB, sono di memoria interna invece abbiamo 32 GB più l'ingresso, come abbiamo visto, per la memory card fino a 128 GB. Personalmente non metterei più di una 64 perché rischiate di poter fare andare troppo lento il sistema. La fotocamera posteriore, abbiamo una 13 megapixel interpolata a 16 megapixel, quindi troverete delle foto a 16 megapixel, ma andrete un po' a rovinare l'effetto, più ovviamente il flash. Sul parte anteriore invece abbiamo una 8 megapixel interpolata a 13 con il flash frontale, quindi comunque per i vostri selfie avete a disposizione il flash, che è davvero una cosa molto pratica. Qua davanti, sempre sulla parte frontale, abbiamo anche un LED azzurro, molto, molto piccolo, si nota davvero molto poco, ma funziona, niente di eccezionale, però se poco e niente. Se avete presente Wiko Fi, ovviamente l'effetto è lo stesso. Abbiamo per la navigazione satellitare, abbiamo il GPS, la GPS, come tipo di connettività ovviamente abbiamo sia il Wi-Fi, sia Bluetooth 4.0, sia tutte quante le reti sia per il 3G sia per il 4G. Per nota positiva, per chi ha Wind e per la 3, ha la banda 800, quindi potete utilizzare la connettività LTE senza alcuna problematica. La batteria all'interno troviamo una 3200 mAh che vi porterà a
a fine giornata con un utilizzo medio. Se avete un utilizzo un po' più intenso dello smartphone, rischiate di rimanere a piedi. Ma con uso normale, senza alcun problema, vi porterò alla regina, potrei caricarlo e giocarci tutta quanta la serata. Andiamo a vedere il resto. Ah, l'interfaccia grafica dello smartphone è con Android 7.0 pulitissima, ovvero troveremo l'interfaccia pura di Android stock, che personalmente la ritengo davvero molto buona, oltretutto che più veloce rispetto a quello che è la normale personalizzazione magari di utenti, come può essere una TouchWiz, come può essere un'interfaccia dell'LG o di HTC o quello che sia. Quindi ovviamente lo smartphone guadagna un minimo di velocità rispetto a quello che potrebbe essere con una personalizzazione un po' più consistente. Quindi abbiamo sotto il menu a tastierino quello standard di Android, che è pulito, funziona bene e non ha problematiche. Abbiamo i pulsanti sotto appunto questi tre che potete andare a gestirli. Abbiamo il solito parte messaggistica, fotocamera, Play Store e tutte quante le Google App preinstallate. Poi ovviamente se volete andare ad aumentare potete farlo senza problematiche tramite Play Store, l'importante è sempre quello. Mentre col menu a tendina troviamo tutti quanti i menu shortcut, potete andarli a modificare senza alcun problema, basta premere modifica e potete distribuire le cose che più vi piacciono, quindi se vi interessa più l'hotspot, se invertire colori, risparmio dati o quello che sia, potete mettere come più preferite, insomma. La parte della fotocamera invece secondo me è no la nota più dolente, cioè nonostante comunque il sensore dovrebbe essere abbastanza buono, la fotocamera ha un menu, quello standard di MediaTek, che secondo me non ottimizza bene il risultato. Quindi le foto vanno molto bene, con buona luminosità senza alcun problema, le macro vengono molto bene, ma se andate a fare una foto di sera andate a rischiare che le foto non siano un granché. La messa a fuoco è automatica ma un po' lenta, come vedete ho messo qua sotto appunto la scatola per far vedere che comunque fa una autofocus da solo, ma ci mette un pochettino anche per scattare. Prima di scattare ci mette un po'. Niente di male, niente di male. Abbiamo già qua dietro sulla sinistra gli effetti, quindi potete andare direttamente a mettere l'effetto negativo, posterizza, lavagna bianca o quello che volete, se siete amanti degli effetti sulle fotografie. Se andiamo a vedere le foto che ho già effettuato, vedete qua una foto qua in esterna con la luce, vengono abbastanza bene, questa è interpolata appunto a 16 megapixel e vedete comunque le foto vengono abbastanza bene con luce. Per quanto riguarda invece le macro, vengono molto molto bene, e questa invece è una foto fatta col flash dentro casa, va un po' a rovinarsi, c'è un po' di rumore digitale, questo c'è poco da fare. Per la connessione invece dati funziona molto bene, anzi un piccolo applauso. Con lo stesso processore avevo provato personalmente, perché comunque ce l'avevo, lo Zenfone 3 Max dell'Asus, che come ricezione con Vodafone è davvero negativo, mentre invece la ricezione ecco qua con Vodafone viene un po' meglio. Andiamo a vedere adesso invece la parte ludica dello smartphone, che poi anche quella può essere interessante, perché comunque sia i smartphone sono fatti anche per giocare. Ho preinstallato Ray Tracing, l'ho aperto adesso appunto per loggiare in memoria. I 3 giga di RAM si fanno sentire e tengono in memoria giochi anche come questo. Andiamo a giocare, vediamo i tempi di attesa. La cassa audio è questa come abbiamo detto prima, mentre questo è l'altoparlante di sistema. L'audio è molto buono. Non so se si riesce a far sentire, comunque funziona davvero molto bene. Allora, lo schermo è in HD, quindi permetterà di poter giocare a qualsiasi gioco senza alcun problema. Ovviamente l'effetto magari sgranato può succedere. Comunque è uno schermo da 5 pollici 7 in HD, quindi un minimo di sgranatura, non so se si vede, ma c'è. Non è uno schermo full HD o comunque o superiore.
non ci sono rallentamenti. Finiamo il giro. Ed ecco fatto, come vedete il telefono è fluido, permette di giocare senza problemi e magari anche inizio a copiare. Andiamo a mettere via il videogioco e andiamo invece a vedere come ad esempio possiamo andare su YouTube. Mettiamo il mio canale e mettiamo un video qualsiasi, giusto per vedere come si vede. Puoi tracciare il tuo ordine e sapere esattamente quando arriverà. Pubblicità. Scarica oggi l'app di Amazon. Per di più, 13 megapixel per videocamera frontale e posteriore 16 megapixel. Ma questo non va bene perché l'avevo girato male. Chiamo uno che si vede a tutto schermo. Ecco qua. Con le informazioni basilari del telefono e il certificato di garanzia. Poi sotto troveremo il cavetto USB, okay. Micro USB per poterlo andare a caricare e per collegare. Bello a tutto schermo, comunque 5 pollici e 7 permette una visione ottimale di qualsiasi tipo di video anche in HD. Per quanto invece riguarda AnTuTu Benchmark, ho già effettuato il test. E come risultato abbiamo avuto 37.029, comunque un buon risultato per un telefono che viene a costare comunque 130-140 euro, è davvero buono. Ricordiamoci, sono sempre 3 giga di RAM, 32 giga di memoria interna e il processore è un buon processore, comunque un quad core da 1,5 giga che fa la sua parte. Abbiamo visto, è un prodotto che comunque sia davvero molto valido, funziona molto bene, non ha nessun tipo di problematica particolare, a parte la fotocamera che non è eccezionale, per il resto è molto rapido, veloce, funziona benissimo e in più ha il Pro che assomiglia tantissimo all'S8, per chi è modaiolo per come sta andando quest'anno appunto con gli schermi tutti quanti a 18 noni, è il telefono che fa per lui. Oltretutto con una spesa minima, perché comunque sia si trova dai 120-140 euro, è davvero un prodotto di qualità. Ovviamente per chi vuole delle prestazioni migliori, un processore migliore o comunque sia più velocità o più qualità per magari i videogiochi e per la fotocamera, deve puntare ad altro. Ci sono prodotti che variano su altre fasce di prezzo e può andare a selezionare quest'altro. Per me è un prodotto con un ottimo rapporto qualità-prezzo che vale la pena. Vi ringrazio di aver visto il video, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale che comunque sia la cosa più importante e condividete il video. Grazie e buona giornata.